nel chiuso delle sale comunali senza nessuna forma di discussione, né di partecipazione né di informazione, con l'unica giustificazione che forse non erano pienamente consapevoli dei danni che i progetti avrebbero prodotto. Occorre quindi dire chiaramente di no ai progetti presentati oggi. Per quanto riguarda l'impianto di Confiente, chi potrebbe immaginare di derivare 12 km di Trebbia e 8 di Aveto? Quale persona potrebbe pensare di mettere in secca il fiume più bello e pulito del nord Italia? Quando diciamo mettere in secca, quello che accadrebbe, visto che si andrebbe a derivare il 90% dell'acqua. Abbiamo appreso che la ditta proponente e i comuni coinvolti hanno chiesto la sospensione dell'iter di valutazione del progetto. Crediamo che questi soggetti avrebbero dovuto ritirare i progetti e chiedere scusa a tutti i cittadini, in primo luogo ai propri, visto che nessuno in questi mesi ha avuto parole di sostegno a questi progetti. Per quanto riguarda il Mure, anche in questo caso si vuole cancellare il tratto più bello di questo fiume, il tratto da cui ha origine. Il progetto prevede infatti la derivazione di tutta la testata del Mure. Immaginate il Mure con una portata di 79 litri al secondo, cascate, laghi, raschi, in secca pieni di foglie e di detriti. Quello che viene chiamato Ronchignasco e che avete visto nelle foto, in realtà è il ramo di Mure che scende dappertutto. Anche su questo ramo del Mure l'intervento di derivazione sarà devastante sia per il torrente che per gli interventi di sbarcamento per far passare la condotta. Per quanto riguarda il Grondana, il sull'affluente principale del Mure che viene derivato da dove comincia a formarsi Valle del Mure, da dove convergono i canali che si formano nel bacino idrografico della Serena. Un corso d'acqua che verrebbe completamente appuntato dalla testa in giù. Non crediamo di parlare a sproposito parlando di manutenzione, perché i fiumi sono ecosistemi, equilibri viventi e non meri vettori di fluidi inerti. Non abbiamo più tempo di descrivere gli innumerevoli effetti devastanti che questi interventi avrebbero sugli ecosistemi interessati, sul fragilissimo assetto idrogeologico delle zone toccate, sulla qualità delle acque, sulla flora, sulla fauna, in particolare quella ittica, come è stato ben presentato dai tecnici della provincia alle commissioni ambiente e territorio. Ma non solo, perché la piramide alimentare è un sistema integrato che verrebbe sconvolto complessivamente, dai minuscoli macro invertebrati, ai pesci, agli uccelli e agli animali più grandi. Basta dire che l'ossigeno disciolto, cioè il principale indicatore di salute di un corso d'acqua, arriverebbe nelle acque interessate dalla derivazione ad essere inferiore al 10% di quello attuale. Basta dire che alcuni soggetti utilizzano per calcolare il minimo deflusso vitale dati di portata presi da altri fiumi in periodi storici passati, perché non si è inteso nemmeno andare a indagare la portata reale dei corsi d'acqua coinvolti e quindi i progetti sono stati sviluppati senza sapere quanta acqua davvero portano oggi i torrenti oggetto degli interventi. Basta dire che nessuno dei proponenti ha studiato gli effetti sulla superficie bagnata a valle delle derivazioni, cioè equivale ad affermare, non teniamo smentite, che nessuno oggi sa se quindi dovrebbero comparire definitivamente nel subalveo di corsi d'acqua o se pur non arrivano lo sito rimarrebbe a ricordare ciò che il fiume era prima dell'intervento, perché quello che invece è certo è che dei fiumi rimarrebbero in mora. Non abbiamo più il tempo, ma invitiamo a dare un'occhiata alle osservazioni che i tecnici del comitato hanno messo a punto per il progetto di Confiente per farvi un'idea più precisa e aggiungiamo cosciente. Alla luce di quanto abbiamo detto finora, vi chiediamo di esprimere chiaramente la vostra opposizione a questi progetti. Gli 8.000 cittadini firmatari vi chiedono di garantire il futuro ai nostri corsi d'acqua, vi chiedono di indicare che è possibile coniugare la produzione di energia con la difesa dell'ambiente e vi chiedono una scelta di sostenibilità. Voi avete la possibilità, attraverso la pianificazione, di impedire il far west, la distruzione del territorio, e avete la possibilità oggi di indicare chiaramente che l'interesse pubblico, che dovrebbe essere alla base di tutte le scelte amministrative, si realizza stabilendo regole e priorità, in modo che chi intende operare sul nostro territorio lo faccia in un quadro dove la legittima aspirazione al profitto sia subordinata alla qualità e alla sostenibilità ambientale degli interventi. Vi ringrazio.
fare una copia e la distribuire ovviamente a tutti i consiglieri. Stessa cosa farò con la petizione dei cittadini di Ferriere che mi è stata consegnata prima dell'inizio del consiglio. Allora, prima di dare la parola ai colleghi, ovviamente a chi la chiede, io davvero mi sento di ringraziare l'assessore Borghi, il dottor Marenti, il dottor Castelli, il signor Ghezzi, perché davvero oggi ha messo in condizione, attraverso un'esposizione puntuale dei loro punti di vista, la situazione relativa a questa derivazione. Davvero penso di poter dire che oggi i consiglieri hanno di fronte una quadro delle valutazioni economiche, ambientali, dei vantaggi e dei danni che si possono provocare se così queste richieste. Ovviamente la comunicazione con il dottor Castelli è assolutamente importante, la realizzazione Castelli ha detto che non solo la Santa Romano a subire la richiesta, ma le ha dichiarate. Quindi questo cambia per quelle richieste ovviamente tutto l'inter di carattere procedurale. Ripeto, detto questo, vi ringrazio ancora perché davvero abbiamo messo in condizione il consiglio di essere a conoscenza della situazione e di poter fare una discussione approfondita e di merito, che mi auguro si concluda con un ordine del giorno unitario. Chiedo ai colleghi di prendere la parola.